In Italia entrerà nel capitale di JSW Steel Italy Piombino con circa 30 milioni di euro. Sono le novità sul futuro dell'acciaieria ex Ferpi di Piombino annunciate da Alessia Morani, sottosegretaria allo sviluppo economico, in occasione della presentazione del piano industriale. Il piano, con un investimento iniziale di 84 milioni di euro, anche grazie alla partecipazione di Invitalia, prevede in una prima fase a breve termine di rendere più efficienti gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l'azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase a medio termine ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell'acciaio attraverso l'utilizzo del forno elettrico e alla costruzione di un complesso industriale multicentrico che preveda anche attività di logistica, manufacturing e ambiente. Noi siamo sempre stati qui, abbiamo costruito un porto nuovo che è elemento di attrazione su cui ancora girano e ruotano tante prospettive anche di sviluppo. E siamo sempre stati, a seguito della vicenda acciaio, mi pare che oggi si concluda con una novità davvero interessante.